Ad Agrigento, serata di cultura e teatro per i 155 anni dalla nascita del premio Nobel Luigi Pirandello con successo di pubblico e giudizi critici, performance delle attrici di Arocco Rocco e Maria Grazia Castellana, degli attori Giugiu Gramaglia e Alfio Russo con la partecipazione straordinaria di Mario Sorbello, candi pirandelliani del maestro folk singer Giovanni Marrella, progetto e regia di Mario Gazziano per Pirandello Stable Festival 2022, Parco Letterario al Caos. Il servizio di Giuseppe. Una straordinaria serata di teatro e di cultura per celebrare il 155 anniversario della nascita di Luigi Pirandello ad Agrigento al caos, davanti la casa natale museo di Luigi Pirandello. A corollario della suggestiva cerimonia delle 3 del mattino, caddi come una lucciola, il Pirandello Stable Festival di Mario Gazziano ha presentato un'importante serata di teatro culturale dal titolo accattivante Xaos Pirandello classico tra Grecia e Magna Grecia. Ma non solo teatro, anche un colto, breve e intenso intervento del saggista professor Zino Pecoraro che ha trasportato il numerosissimo pubblico nel fantastico mondo ellenico pirandelliano. A completamento anche le brevi introduzioni di Andrea Cilino, vicepresidente della Fondazione Teatro Pirandello. Di Francesco Piccarella, assessore comunale al turismo, e di Giovanni Civiltà, presidente del consiglio comunale di Agrigento, hanno motivato le ragioni della cerimonia commemorativa della nascita del premio Nobel Agrigentino. E a seguire, lo spettacolo. Uno spettacolo che ha coinvolto e commosso quelle parole dell'attrice storica di Agrigento, Lia Rocco, sempre con toni umani, drammatici ed intensi e poi della giovane protagonista Maria Grazia Castellana coinvolgente e trascinante. E il ritorno sulla scena pirandelliana di Giugiu Gramaglia, affabulatore con una recitazione spontanea e appassionante. Ed ancora il patriarca del teatro popolare agrigentino, Alfio Russo, semplice ed emozionante nella recitazione. Ed infine lo stravipante Mario Sorbello, Ammalia, trascina. Emoziona con la sua vigorosa e appassionata recitazione epica con Ulisse, il Marinaio Salvato, e con un feroce tono recitativo nel Glauco di Pirandello. Un vero e proprio successo, il tutto legato dalle belle canzoni pirandelliane del maestro folk singer Gioacchino Marrella, per una composizione registica veramente eccellente a cura dell'esperto Mario Gaziano e con la regia televisiva sempre impeccabile di Diego Romeo. Una serata magica di magica cultura e teatralità, tutta pirandelliana.